Dal Vangelo di Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto del Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». La Vergine darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele. In questa giornata in cui commemoriamo la nascita di Maria di Nazaret, siamo chiamati a tessere le lodi dei prodigi che in lei si sono compiuti, ma nessuno delle nostre parole potrà esaurire la profondità del mistero costituito dalla sua persona. Se proviamo infatti a domandarci che cosa sarebbe stato necessario per redimere l'uomo, ci renderemo conto che bastava molto meno. Era stato infatti predetto da Isaia un Emanuele, cioè un Salvatore, che avrebbe riconciliato l'uomo con Dio, cioè avrebbe ristabilito quella familiarità con Dio che il peccato aveva distrutto. Ma Gesù è molto più di questo. Proprio per comprendere tutto ciò, dobbiamo postare lo sguardo sulla Vergine Maria. Il suo essere nata senza peccato originale è parte di quella verginità che non riguarda tanto la dimensione corporea, ma l'essenza della sua persona, cioè, come dicono i nostri fratelli ortodossi, il suo essere Panagia, tutta santa. Ciò significa che fin dalla sua nascita è stata liberata dalle catene del peccato che nel nostro caso offuscano la nostra libertà e giudizia, perché lei potesse essere del tutto libera e consapevole nel momento in cui il Signore gli avrebbe chiesto la sua collaborazione. Questo perché in Gesù non abbiamo un semplice Redentore, ma Dio stesso. Dio si è affidato nelle mani di Maria per vivere in prima persona quello che significa essere veri uomini. Si è reso docile ai suoi insegnamenti come qualunque figlio di Israele si lascia educare dalla propria madre, accettando da lei tanto lodi quanto rimproveri. Questo ci dice molto non solo sulla grandezza di questa donna, ma soprattutto su quell'umiltà che è propria di Dio. Nella storia di Maria ci rendiamo conto infatti che colui che è l'Onnipotente non viene come un carro armato a spianare la nostra vita, ma chiede la nostra collaborazione perché la nostra vita non solo possa beneficiare della sua salvezza, ma ciò che facciamo si intrecci con il suo agire per diventare strumento di redenzione per il mondo intero.